Segretario, oggi a 3 mesi dalle elezioni europee è partita la campagna Basta Euro, una campagna propositiva e ricca di contenuti, come hanno dimostrato anche le testimonianze oggi. Sì, soprattutto di proposte e di verità, perché c'è un pensiero unico a difesa della moneta unica che è una fregatura unica, giornali, telegiornali, televisioni, professoroni, trasmissioni televisive. Invece mi piace aver messo giù risposta per risposta, parlare di lavoro, di mutui, di casa, di agricoltura, di banche, di benzina, di materie prime. Fuori dall'euro riparte il lavoro, riparte la speranza, soprattutto oggi abbiamo parlato di economia, ma anche di speranza, e quindi è una battaglia che va al di là delle elezioni europee, dei soldi, cioè i soldi per carità di Dio, soldi e lavoro sono fondamentali, però è una battaglia anche di libertà, di diritti, di verità, quindi sono contento che ci sia una marea di gente, non mi aspettavo così tanta gente, che ha voglia di combattere, quindi questo è un buon segnale. Si è invitato a essere un po' tutti dei Galileo Galilei. Sì, ho riletto la biura a cui fu costretto Galileo nel 1633 perché aveva osato dire quello che non si poteva dire, perché tutti gli altri dicevano il contrario, tutti dicevano che era il sole che girava intorno alla terra, mentre lui alzò il dito e diceva: a me sembra che sia la terra che gira intorno al sole. Boom, ha rischiato il rogo, ha dovuto abiurare, dopo 200 anni hanno riconosciuto che aveva ragione. Mi piacerebbe che ci riconoscessero la ragione prima di 200 anni, anche perché qua fra un anno di aziende in piedi non ce ne sono più, quindi vediamo di essere dei novelli Galileo, andare controcorrente. Hai intenzione di coinvolgere anche le scuole, i giovani? Assolutamente sì, i giovani sono i primi a subire il furto di speranza, di futuro, di lavoro e di dignità, quindi è una battaglia di tutti da nord a sud, che faremo da nord a sud, al di là degli steccati politici, e chi oggi è al liceo, in università, è il primo che si dovrebbe porre il problema di mantenere il futuro, non è solo un consumatore, il mercato, il profitto, il guadagno, il denaro, il business, sono anche dei valori che non sono negoziabili. Dove troveremo allora questo opuscolo? Ovunque, c'è il sito qua, bastaeuro.org, che ha già avuto decine di migliaia di contatti, da cui si può scaricare il libricino risposta per risposta, e poi saremo a Torino, a Genova, a Reggio Emilia, a Padova, a Bergamo, a Udine, a Roma. Cercheremo di essere ovunque e poi in rete, l'importante e fondamentale è la rete per contaminare con queste verità quanta più gente possibile. A me piacerebbe contaminare con buone idee chiunque, però un conto è la base, un conto noi abbiamo riportato, poi quando Grillo mi dice, e noi l'abbiamo scritto perché un conto sono le proposte, un conto io non ho mai detto che bisogna uscire dall'euro, piuttosto che un Casaleggio, che è lo stratega, mi dice se usciamo dall'euro non risolviamo i nostri problemi, quindi un conto è la base, però anche sul reato di immigrazione clandestina, aveva detto una cosa e poi non ha fatto un'altra, quindi la lotta contro i poteri forti di Bruxelles io la faccio con chiunque, purtroppo in questo momento sono da solo. Come dire. Uno dei governi più succubi di Bruxelles, un ministro dell'economia che ha fatto il consulente della Commissione Europea, della Banca Mondiale, della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale, quindi uno dei massimi tifosi dell'euro disastro, da oggi controlla il nostro portafoglio, quindi c'è da mettersi le mani nei capelli, c'è da combattere, però non c'è niente di irreversibile, oggi non era una giornata solo per il no, abbiamo fatto anche un sacco di proposte perché voglio che si possa tornare a lavorare, a sperare, a consumare, a produrre e soprattutto a pensare, perché dietro la moneta unica c'è il tentativo di imporre un pensiero unico che mi terrorizza.